state gravemente impattate dall'entrata in vigore, dalla fine delle deroghe, come diceva prima il professore. E quindi è un incontro che nasce specifico su questo tema. Peraltro l'ampia rappresentanza di tutte le marinerie del Veneto, perché è un po' un problema trasversale a livello Veneto, probabilmente farà sì che il dibattito si allargherà probabilmente anche su altre tematiche. Purtroppo viviamo nel settore edile una situazione particolare per cui non c'è un comparto, correggetemi se mi sbaglio, che stia bene, che non abbia problematiche. Quindi ancora di più è necessaria una regia forte e mettere in campo tutte le risorse possibili, perché c'è una situazione complessiva del sistema Veneto che è in difficoltà. Anche quelle che parevano essere delle isole felici, mi riferisco ai Pugevo, questa gestione diretta del prodotto che no, quindi con grande responsabilità, eccetera, eccetera, anch'esso ha passato, un comparto che ha passato, sta passando, e speriamo che ne venga fuori, un periodo di grave crisi. Quindi non c'è nessuna isola felice, ahimè, dove andarsi in qualche modo a consolare. Ma questo aumenta un po' l'impegno di tutti e quindi anche di noi tecnici. Tanti esprimere i nostri problemi. Allora, cominciamo col dire 2 mesi di fermo pesca, 2 mesi e 3 giorni alla settimana di lavoro. Io sono uno di quelle barche piccole che fa la pesca degli altarini, che domani dobbiamo uscire. Domani o domani. Abbiamo iniziato il giorno prima. Peraltro sono uno di quelle barche che è uscita a fare la prova delle sciarpe. Qua che oggi sono finito io per Sciavica, qua ci sono ancora i limiti, sono usciti anche loro per Sciavica, per Porto, Pila, Caule, col detto che se questa cosa funzionava, noi ci fossimo adattati, poi indietro. Visto che questa Sciavica non ha funzionato, noi abbiamo il problema di prima, allora. Cosa si deve fare un altro quando andiamo a pescare la trina una volta? Dobbiamo prendere i verbali, perché... Allora, ringrazio l'assessore e ci tengo a dire che io è già da un anno che non faccio parte più di nessuna associazione della pesca, perché mi sono sentito preso in giro fino adesso. E questo mi dispiace dirlo. E adesso spiego perché. È proprio dal tramo della Sciavica che io ho fatto questa decisione. E alla fine ho cominciato a scrivere lettere, ho consegnato lettere in mano perfino al ministro Romano, e questo con rispetto della parola, forse l'ha usata in altra maniera. Allora, dove che cavolesco un mese per combinarlo, per farlo, no? Dove che richiedevo tutto quello che volevo. E allora, le proposte, le deroghe. Perché deve chiamare la deroga, che vogliamo che vogliamo, chiamiamo la deroga, deve chiamare la deroga, intanto quasi scritto, e dice non si può dare deroga, 4 ottobre, deroga, regolamento CE 1967-2006, oh, la parola deroga è anche secca, è anche se scritta, cosa ne inventa in qua, è anche se scritta. Ha dato 2.000 euro di multa, mi scusi un attimo, dopo 3 giorni è venuta un'altra volta, gli ha dato altri 2.000 euro di multa, la terza volta è venuta e non ha tirato altri 2 che fa sempre. Io me ne nascondo e per vedere quello che sono, stanno più pagando lui tanta gente. Ho preso 6.000 euro di multa e lui non mi ha lasciato andare. Io gli ho risposto che ha preso male, che ho fatto le acque. Ma tanto, ho fatto così con la mano, questo che è. Ma tanto, non c'è nessuno rimane, eravamo soli, non dico un altro discorso. Chi poteva rinunciare? Lo Stato italiano, chi sei? Lo sei da parte, Giro De Martini, io non so chi che sei che manda questi documenti, un giorno che ne manda uno, e il secondo giorno che ne manda un altro, e allora questo lo è il bellissimo fatto, e come si andiamo avanti avanti? Noi altri siamo stufi di essere supposti, io mi sento un pescatore, però non sono supposto. E penso che sia anche a fare per il tipo, che
questi discorsi qua, siamo stufi. Pesca alla quale aderiscono gran parte dei pescatori della pesca strascico in Friuli Venezia Giulia. Io ringrazio l'assessore Mazzato, ringrazio anche le autorità locali che hanno aperto Tesserì per aver fatto questo incontro. Però, diciamocelo francamente, è giusto sentire anche la base in quello che propone. Però in effetti le proposte ultime che sono state avanzate in regione, affinché poi la regione si faccia portavoce nei confronti del Ministero e a sua volta della Comunità Europea, sono le solite proposte che abbiamo tutti noi condiviso a gennaio, se non ricordo male, Denis, in sala del mercato ittico, che poi al pomeriggio c'era il tavolo di crisi, e quindi queste sono le proposte che sono partite dalla base. È vero che poi alla riunione sono venuti su Denis come associazione e le altre due associazioni, però in effetti queste sono le proposte che sono partite dalla base. Ecco, questa è la prima cosa che volevo dire. Tanti, io non so chi ha preso questa decisione, a tanti ne hanno levate solo due, a me ne hanno levate tre. Giusto? Come si fa a risolvere questo problema? Mi hanno detto che se non svolgo questa attività, da due anni a sta parte mi levano il permesso, ma io sono nato con quel tipo di pesca. In laguna si fa il tipo di pesca in coppia, in mare ad acquadelle si fa la pesca in coppia. Chi è stato questo? Perché me lo tolgono a me che è da 20-25 anni che faccio quel tipo di pesca e lo danno a chi? Perché un anno o due fa si hanno fatto la barca nuova, hanno preso barche di seconda mano, lo hanno dato provvisorio, adesso è diventato definitivo e lo tolgono a me. E io dico, se è il momento delle seppie, se è il momento delle seppie, non posso andare. Perché non posso fare il mistero di volante come l'ho fatto da 20 anni? Io come tanti altri, perché se non si può andare a seppie, creiamo un'alternativa, andiamo a Pesce Azzurro. A Pesce Azzurro troviamo il mercato chiuso, perché non è più un libero mercato il Pesce Azzurro, è tutto, io dico, mafioso, e lo ripeto, per me è mafioso, perché quando ci sono, adesso non so, due o tre coppie, non so quattro quanti sono, vendono il Pesce Azzurro, hanno fatto un contratto di 8.000 a cassa al giorno, 6.000 a cassa al giorno, 4.000, non lo so. Quando si mette una piccola coppia come la mia da 14 metri, che non è cosa prenderà, 200 cassa al giorno, 300, si avvicina al mercato, arriva il commerciante, cioè chiede al commerciante, posso, vuoi vedere il pesce? No, no, fa, non posso perché ho già le mie barche grosse che me lo portano. Ma perché non posso fare l'asta del mio pesce azzurro? Non vengono all'asta perché ci hanno detto, in seconda mano, che se prendo il pesce, altro pesce, nelle imbarcazioni che ci sono già, gli vanno al camion, gli aprono il camion, gli vedi il pesce che hai adesso, la prossima settimana non ce l'hai più. Se tu compri ancora il pesce da barche più piccole, altri tipi di barche, da me non vedi più pesce. Non è catturare i nostri pescatori viene, diciamo, portato, esportato, importato anzi in Italia dalla Croazia. Allora, o si ferma anche la Croazia, oppure buttiamo il masso a monte e facciamo una nuova partita. Nel senso, o si adegua la Croazia, o si adegua il Veneto e tutto l'Adriatico alla Croazia. Come può succedere che da una parte si può e dall'altra no? E abbiamo gli stessi diritti, gli stessi doveri, anzi, credo che i nostri pescatori i diritti li abbiano già da secoli, credo. Perché? Perché loro esistono da una vita, da secoli. Mentre in Croazia ultimamente si sono creati, perché non so chi lo sa, si sono fatte due pescherie, mi sembra, a Fiume e Rado. Bene. Dove? Una questione dell'umore, ma capire è un'altra cosa. Tutti quanti cercano di esporre i propri sentimenti, perché credo che l'assessore abbia capito che è una questione proprio morale quella che deve soffrire la gente. E mi allaccio anche alla problematica che Marco, dopo aver avuto anche la sventura di vedere morire un amico che era il suo braccio, da volante, il povero Luigino, come sei tanto che è morto, lavorando,
lavorando. Dove tutta questa gente, soprattutto quella che sei quasi, è gente per bene, perché ne erano anche tanti, ma questi che sei quasi è tutta gente per bene, gente che vuol lavorare, non vuole essere un peso alla società, non vuole creare nessun disturbo e vuole essere sereno, che è la cosa fondamentale di ognuno di noi altri. Invece arrivi colpa della comunità europea, e va bene. Dovevo essere coscienti che dovevo limitare lo sforzo di cattura, perché la natura nostra del pescatore è predatore, e fino adesso non abbiamo buona la cultura di capire dei limiti, e questo è importante, che li dovevamo tenere in considerazione, dobbiamo tenere. Ma quando che viene calata dall'alto, ad esempio della sciabica, dopo qualcuno se ne può appropriare per dire fermo così, fermo questo, fermo stato, ma veramente piccoli interessi, che il pescatore non è, vi è niente in tasca, soltanto altra morale messa sotto i piedi, e che arriva a calare dall'alto delle lettere dal ministero che vi dire: visto che tu non puoi entrare nel mercato perché il mercato ormai è saturo, le aste non esistono più, e le barche di nuova provenienza con altre possibilità di licenza che dal 1995 erano proibite, cioè finito, full, adesso non si sa come, invece fra Chioggia, Pila, alcune barche hanno preso, fanno non tanto le aste, che è una questione che di diritto per tutti, perché veniva valorizzato il tuo lavoro, veniva valorizzato, ma è appaltato. Io dico con rammarico tante volte, siamo diventati dei servi travestiti da imprenditori. Carlo Alberto, una situazione bruttissima con la pesca, pensi che questo incontro potrà avere qualche risultato, effetto positivo? Ma ho già avuto modo di dire che è importante che l'assessore regionale Mazzanto sia venuto a Chioggia per rendersi conto di persona e di ascoltare direttamente dalla voce dei pescatori quali sono i problemi. Direi che la carrellata degli interventi fatti anche in maniera molto vivace sono serviti a far comprendere a noi che rappresentiamo le istituzioni la gravità della situazione e come le norme europee, che hanno una finalità positiva, diventino negative per la particolarità e la specificità dei modelli di pesca che abbiamo noi. E ci sono delle sperimentazioni che hanno dimostrato che alcune cose sono assolutamente inapplicabili e quindi bisognerà fare il massimo sforzo, non per arrivare a una deroga che sarebbe difficile ottenere, ma per far comprendere che il regolamento ha al suo interno dei limiti non compatibili con la realtà del nostro modo di pescare e del nostro ambito naturale. I fondali sono quelli che sono sabbiosi, c'è quindi una condizione assolutamente diversa. E bisognerà ottenere che si capisca che l'obiettivo di limitare le catture per consentire che non si proceda alla distruzione della possibilità di riprodurre viene garantito ugualmente anche attraverso questi modelli di pesca. E io credo che con un'azione comune, il comune, la provincia, la regione, il ministero competente e la comunità europea, si debba rimettere in discussione quello che dà situazioni di disastro non più accettabili. Grazie Presidente. Assessore, una serata penso particolarmente toccante, sentire i problemi di questi pescatori sui verbali, sulla difficoltà della pesca. Lei pensa, spera che riusciremo a avere qualche risultato con questo incontro? Beh, non spero, io intanto voglio che da questa serata nasca una posizione forte, perché poi i problemi detti col cuore e da parte di tutti i pescatori erano 3-4, ma erano problemi assolutamente molto chiari. Dovremmo fare squadra al di là del colore politico e con le istituzioni, l'abbiamo fatto anche oggi qui con la presenza del sindaco di Chioggia, per poter fare un'azione comune, non solamente a livello regionale, ma quello che stiamo facendo, ma a livello nazionale con il nuovo ministro e anche a livello comunitario. Non possiamo perdere tempo, perché qui si parla di famiglie che soprattutto hanno parlato sia diretto ma con il cuore, e questo è un problema grossissimo. Grazie assessore. Grazie. Sindaco, credo una serata veramente toccante, perché sentire i problemi di queste persone e trovarsi anche diciamo nel posto in cui sicuramente si vorrebbe fare di tutto e di più, speri, pensi che questa serata sia una serata che sarà proficua? Credo sia stata una serata molto importante, perché è organizzata dalla regione che ci ha chiesto ospitalità
per un tema che coinvolge direttamente gli organismi regionali ed evidentemente coinvolge anche il comune. La pesca sta soffrendo in modo particolarmente importante, ed in particolare per quanto riguarda la vicenda delle tre miglia, che conosciamo tutti essere una delle vicende che più colpiscono la pesca locale. C'è una legislazione europea che è penalizzante, particolarmente penalizzante per il nostro tipo di pesca, non si tiene conto del fatto che è una pesca che ha delle caratteristiche particolari, c'è un pesce particolare che non è pesce piccolo, ma è un pesce adulto con misure piccole, che quindi dovrebbe essere consentito. L'Europa non invece permette questo tipo di pesca. Ci sarà un lavoro che la Regione unitamente al Comune farà presso l'Europa affinché si possa ottenere il riconoscimento di una deroga. Noi confidiamo che questo possa essere il più rapidamente possibile. Senz'altro posso testimoniare anche personalmente, per il fatto di essere stato inizio ottobre a Bruxelles, le difficoltà non sono poche all'orizzonte. C'è un atteggiamento dell'Europa che intende colpire la pesca in termini generali, e quindi l'ottenimento di qualsiasi tipo di deroga è senz'altro difficile, ma noi ci dobbiamo provare. Grazie Sindaco. Grazie.